Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi parliamo di nuovo di un nastro nascente del cinema che purtroppo ha fatto una brutta fine. Molto spesso vediamo che le star vengono a mancare a causa della depressione o ancora per l'uso massiccio di sostanze, ma questa non è assolutamente la nostra storia. Oggi vi porto nel lato oscuro degli anni 80, quando Rebecca Sheffer, un nastro nascente del cinema, viene a mancare. Hollywood va letteralmente nel panico. Chi può aver colpito? Ma come al solito, prima di parlare della tragedia in sé, facciamo un passettino indietro. Rebecca Sheffer nasce a Eugene, in Oregon, il 6 novembre del 1967. È l'unica figlia di Dana, che fa la scrittrice, di Benson Sheffer, uno psicologo. Rebecca, fin dall'infanzia, è sempre stata una bambina molto temeraria. Non ha mai avuto paura di niente, è sempre stata molto coraggiosa. Ad esempio, Rebecca da piccola amava tantissimo fare l'arrampicata al parco. E suo padre ricorda che quando arrivava alla fine di questa arrampicata si alzava in piedi dicendo: "Vedi papà, sono arrivata fino in cima perché io non ho paura di niente, io sono una tipa coraggiosa". Questa cosa continua ad avvenire anche quando Rebecca, ad esempio, si affeziona ai cavalli. Non aveva mai visto un cavallo prima, però appena ne vede uno, insiste immediatamente per salire in groppa senza alcun problema. Non ha paura assolutamente dell'animale, non ha paura del fatto che il cavallo sia così grande mentre lei era ancora una bambina. No, lei subito si lancia e vuole assolutamente salire in sella. Rebecca arriva a questo punto in quinta elementare e i suoi genitori un pomeriggio stanno chiacchierando con un'amica che gli fa i complimenti perché la loro figlia era stata davvero bravissima nel suo ruolo in un celebre audiolibro. Ebbene, i suoi genitori cadono letteralmente dal pero. Non ne avevano idea, e infatti Rebecca aveva deciso di prendere parte a quel progetto senza dire nulla ai suoi genitori. Rebecca quindi cresce e con lo stesso spirito di quando era bambina fa suo un sogno, diventare un'attrice. Arrivata a 17 anni, Rebecca inizia ad essere ingaggiata molto spesso per fare la modella. E questo ovviamente le spiana la strada per diventare un'attrice. Inizialmente trova piccoli ruoli a New York e in quel periodo cerca di tastare un po' il terreno partecipando a diverse audizioni, fino a quando non ottiene un ruolo importante in una soap opera intitolata Una vita da vivere. Ovviamente Rebecca nella grande mela vive da sola, ma questo non le impedisce di farsi nuove amicizie. D'altronde è una ragazza spigliata, adorabile, gentile con tutti, era impossibile non volerle bene. È facile fare amicizia con Rebecca e c'è da dire che Rebecca a New York aveva decisamente trovato la sua comfort zone. Ma ovviamente i suoi sogni rimangono sempre gli stessi. Rebecca vuole diventare un'attrice cinematografica. Ecco perché nel 1986, dopo aver ottenuto diversi ruoli nella grande mela, va sempre più spesso a Hollywood. Arrivata ad Hollywood, Rebecca viene presa sotto le ali protettive di Sue Cameron, un agente di prima classe che decide di scommettere tutto su Rebecca. Per Sue Cameron era davvero scontato che Rebecca sarebbe diventata una star, perché aveva davvero un potenziale enorme. Era brava, volenterosa e si impegnava per qualunque parte dovesse recitare. Sempre. Infatti Rebecca tra un casting e l'altro viene notata. E inizialmente la scritturano per piccole parti in delle serie TV, tra cui Storie incredibili di Steven Spielberg. Poi ecco che arriva un'opportunità che Rebecca non può farsi sfuggire. Ottiene un provino come protagonista per una sitcom che sarebbe andata in onda nell'ora di punta. Quindi il sogno di Rebecca si stava davvero avverando. E Rebecca all'audizione è bravissima, è spigliata, fa centro immediatamente, quindi in poco tempo Rebecca diventa un'attrice di punta. La conseguenza è ovvia. Lascia la grande mela per trasferirsi definitivamente a Los Angeles. Rebecca ottiene la parte per una serie TV intitolata Mia sorella Sam, in cui fa da coprotagonista con Pam Dower. Quando debutta in televisione nel 1986 fa davvero un grande successo. Di conseguenza inevitabilmente Rebecca diventa un'attrice conosciuta. Pam e Rebecca erano sulle copertine delle riviste in cui si parlava di programmi TV. Spesso è direttamente Rebecca ad essere sulle prime pagine dei giornali. E come se non bastasse, anche diversi telegiornali facevano parecchi servizi sulla novella attrice. Perché Rebecca aveva davvero attirato l'attenzione del pubblico americano. Oltretutto, Rebecca è assolutamente una ragazza tranquilla e pulita, non si è assolutamente montata la testa. Guida ancora il suo pick-up rosso e sul retro ci sono sempre dei pattini. Perché la ragazza ama ovviamente pattinare. Da quel punto di vista Rebecca è davvero rimasta dolce e genuina. Trascorre 12 ore al giorno negli studi televisivi della Warner Bros. Ed il suo soprannome era Buona la prima Sheffer, in quanto non aveva alcun problema a memorizzare le battute, era davvero bravissima. Rebecca in quel caso era una vera eccezione per essere un'attrice giovane, in quanto era perennemente presa e assorbita dal suo lavoro e prendeva il tutto in modo molto serio. E c'è da dire che a quei tempi le celebrità erano note per darsela alla pazza gioia, per partecipare a vari festini e cose del genere.
Non c'era neanche bisogno di dirle cose del tipo: ma guarda Rebecca, fa attenzione perché se partecipi a qualche party è molto probabile che qualcuno ti offra qualche sostanza particolare, che però non devi assumere assolutamente perché è pericoloso. A Rebecca i party non interessano minimamente, non fanno parte proprio del suo stile di vita, e lo stile di vita sregolato non fa per lei. Come avrete capito, Rebecca è una ragazza con la testa sulle spalle. Se ne sta a casa, ama leggere, scrivere poesie. Inoltre riceve una vagonata di lettere dai suoi fan. E mentre tutti gli altri attori se ne sbattevano alquanto, Rebecca passava molto tempo a leggere queste lettere e a rispondere ad ognuno di loro. Su Cameron la sua agente è preoccupata per la cosa. Ecco perché un giorno le parla faccia a faccia mettendola in guardia su quelle lettere. Per Rebecca la cosa più importante è dimostrare tanto rispetto verso le persone che le hanno dato la possibilità di intraprendere e continuare quella carriera. Sue cerca di farle capire che quelle persone, nonostante scrivano lettere piene di lusinghe, non sono suoi amici. I fan però non riescono troppo a comprenderlo. Ad un certo punto molti fan non riescono proprio più a vedere letteralmente il confine. Molti di loro non riescono neanche a comprendere che l'attrice che sta interpretando una sitcom non andrà mai a trovarli. E voi qui starete pensando: ma è logico. Ai tempi non era così logico per tutti. Era facile che alcuni spettatori arrivassero a pensare di aver instaurato un rapporto con la star, specialmente se ricevevano risposta alle lettere che gli inviavano. Insomma, può essere pericoloso rispondere a tutte le lettere che arrivano. Questo cerca di spiegare su a Rebecca. Ma Rebecca è intransigente e dice: no, assolutamente no, non è vero, io gli voglio bene, loro me ne vogliono a me. E in un certo senso è grazie a loro se sono qui, quindi mi sento il dovere di farlo. Pensate che a un certo punto un fan tramite una lettera le chiede di sposarla. E secondo Rebecca questa lettera merita comunque una risposta. E infatti cosa fa Rebecca? Gli invia una sua foto, tipo una cartolina, con su scritta una dedica personale. Arriviamo al 2 giugno del 1987, quando Rebecca sta girando delle parti di mia sorella Sam al Burbank Studio. Ed uno sconosciuto si presenta ai cancelli d'entrata degli studios. Il capo della sorveglianza, ossia Jack, ovviamente è il primo a parlare con l'uomo, che stringe tra le mani un orsetto di peluche con dei cioccolatini. Sostiene di essere arrivato lì dall'Arizona ed è sicuro al 100% che Rebecca voglia incontrarlo, proprio perché aveva ricevuto una risposta alla lettera che aveva inviato all'attrice. Su Cameron, l'agente di Rebecca è nella sua roulotte, quando le chiedono se un fan di Rebecca può entrare negli studios per consegnarle dei regalini. Su Cameron non ammette di essere contraddetta, la sua risposta è un secco no. Aggiunge anche: mandatelo via e non fatelo più avvicinare. Oggi quel vigilante, il capo della sorveglianza di nome Jack, avrebbe chiamato immediatamente la polizia, così come il padre e la madre di Rebecca. Ma è il 1987 e se i fan non lanciano minacce, vengono semplicemente allontanati. Da quel 2 giugno del 1987, su Cameron non pensa più a quell'uomo se non riuscite ad allontanarlo dagli studios. Inoltre non è più stato inopportuno, quindi diciamo che la situazione è stata in un certo senso archiviata. In quanto Rebecca ha un sacco di cose da fare e Sue, essendo la sua agente, deve stare dietro i suoi impegni. Però quel misterioso fan aveva promesso che presto o tardi si sarebbe fatto rivedere, avrebbe fatto ritorno. Quindi Sue può essersi dimenticata di lui, ma quel fan di certo non ha scordato Rebecca. A seguito del grande successo che ha avuto la prima stagione di Mia sorella Sam, la popolarità di Rebecca Sheffer è in continua ascesa. La sua carriera è decisamente decollata ed è anche destinata a crescere. Ecco perché Rebecca inizia anche a lavorare ad altre parti quando non è impegnata con la sitcom. Infatti Rebecca è apparsa anche in un film per la televisione della durata di 4 ore, intitolato Viaggio nel terrore. Per di più, all'inizio delle riprese di Mia sorella Sam, nella vita di Rebecca compare un uomo di nome Brad Sieberling. Brad è un aspirante regista e si incontra con Rebecca ad un appuntamento al buio. Ovviamente i due si piacciono immediatamente, Rebecca conquista Brad con un solo sguardo. Così come Brad è profondamente innamorato di Rebecca, anche Rebecca è profondamente innamorata di Brad. Anzi, oserei dire che Brad è stato il suo primo grande amore e in effetti tutti li ricordano come una coppia incantevole. Arriva l'autunno del 1987 e la CBS sposta l'orario della messa in onda di Mia sorella Sam per farla coincidere con la serie di punta dell'NBC chiamata L'albero delle mele. Ovviamente l'intenzione della CBS è quella di strappare audience alla concorrenza, ma fallisce miseramente. L'audience di Mia sorella Sam precipita e nessuno riesce a capire il reale motivo, in quanti erano convinti che quella serie sarebbe andata avanti davvero per anni. E invece gli ascolti raggiungono i minimi storici dell'emittente. E nel 1988 la sitcom Mia sorella Sam viene cancellata. Rebecca è dispiaciuta perché le piaceva tanto recitare in quella sitcom, ma non si scoraggia affatto, rincomincia a mettersi in gioco fino a quando non salta fuori un nuovo lavoro.
Considerando che il suo obiettivo era sfondare nel cinema, Rebecca ottiene un ruolo da protagonista per una dark comedy, una commedia nera, intitolata Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Mia sorella Sam era una sitcom alquanto innocente, ma questo è un film per il cinema con una visione della vita decisamente più cinica. In ogni caso, la carriera dell'attrice va a gonfie vele e Rebecca, per coronare questo suo successo, decide di comprare un appartamento al centro di Los Angeles, nel quartiere di Fairfax, a West Hollywood. E quella sì che era una zona molto ambita. C'è solo un piccolo problema: il citofono di quella casa non funziona. Rebecca sentiva il citofono suonare, ma non aveva assolutamente modo di comunicare. Doveva per forza andare alla porta e aprire. Chiaramente questo per Rebecca non è neanche un problema. Non crede sia pericoloso aprire la porta piuttosto che rispondere al citofono. Ed è in questo modo che passa un altro anno. È il 18 luglio del 1989, per la precisione. Rebecca ha un appuntamento con il regista Francis Ford Coppola per una parte nel film Il Padrino parte terza. Quella ovviamente è una parte molto ambita e Rebecca è consapevole che sarebbe stata un'audizione davvero molto molto importante per lei. Ecco perché, come al solito, vuole dare il massimo per riuscire ad ottenere la parte. Rebecca si era allenata giorno e notte per riuscire a recitare in quel film. E quella mattina del 18 luglio Rebecca aveva appuntamento alla Paramount proprio col fine di fare il provino. Per Rebecca, essere diretta da Francis Ford Coppola sarebbe stato come avere la conferma effettiva del futuro radioso che l'attendeva. Quella mattina Rebecca chiama suo fidanzato Brad. Il ragazzo da poco lavora per la Universal Picture e la sua fidanzata gli fa gli auguri per la sua nuova sceneggiatura. Fino a quando non arrivano le 10:15 di mattina. Rebecca sente citofonare. Va quindi ad aprire la porta e si trova davanti un ragazzo con in mano una lettera e l'autografo che lei stessa gli aveva mandato. Quindi i due hanno una breve conversazione. Dopodiché Rebecca chiude la porta al ragazzo sconosciuto, chiedendogli di non andare più a importunarla perché è fortemente impegnata. L'uomo quindi si allontana dalla casa e torna un'ora dopo di nuovo a citofonare a casa di Rebecca. L'attrice a questo punto apre la porta con aria decisamente scocciata, fino a quando quel ragazzo sconosciuto non tira fuori una pistola da un sacchetto di carta, la punta e fa fuoco a bruciapelo, colpendo in pieno Rebecca. Il vicinato sente chiaramente lo sparo, in quanto ha rimbombato come una cannonata a causa dell'eco. Dopodiché un uomo con la camicia gialla ha iniziato a fuggire da davanti casa di Rebecca. Una sua coinquilina, vedendo la situazione, chiama i soccorsi e quando l'ambulanza e la polizia arrivano a casa di Rebecca, il colpevole si è già dileguato nel nulla. Il corpo di Rebecca è davanti alla porta, sdraiata sul pavimento. È caduta all'indietro. L'ambulanza porta Rebecca entro pochissimi minuti all'ospedale. Ma purtroppo questo non basta per salvarle la vita. E infatti, Rebecca, dopo mezz'ora, viene dichiarata senza vita. La notizia ovviamente raggiunge ogni angolo degli Stati Uniti. Anche i genitori di Rebecca, poverini, sono venuti a saperlo dai media. E ovviamente per loro è stato un dolore lancinante. Lo descrivono ovviamente come il dolore più grande che abbiano mai provato. In ogni caso, i genitori di Rebecca volano a Los Angeles per capire meglio la situazione. Nonostante siano davvero emotivamente distrutti, vogliono sapere di più, cercano altre risposte. Intanto la polizia esamina la scena del crimine, ma non trovano alcun indizio che faccia risalire al colpevole. Non si sa perché Rebecca abbia aperto il portone, né se conoscesse chi le aveva fatto del male. Per di più, l'arma non è stata rinvenuta e questo vuol dire niente impronte digitali. Oltretutto, nel 1989 la polizia ancora non utilizzava i computer ed era di conseguenza anche complicato comunicare con i vari dipartimenti di polizia degli altri stati. I detective in ogni caso partono con una pista, decidono di interrogare i vicini di Rebecca. Diversi di loro in effetti testimoniano che quel giorno avevano visto un uomo che si aggirava per strada, sembrava agitato e si muoveva nervosamente. Inoltre, una vicina di Rebecca, che ha deciso di mantenere l'anonimato, sostiene che suo marito abbia visto un uomo decisamente sospetto proprio davanti a casa di Rebecca. Nel giro di poche ore i detective diffondono una descrizione dettagliata del presunto colpevole. Il sospettato viene descritto come un uomo bianco, di età tra i 20 e i 30 anni, con l'altezza che può variare da 1,70 m a 1,80 m, ed infine viene descritto con una corporatura media. Quella stessa sera la terribile notizia domina i notiziari serali. La storia ha fatto un gran scalpore, quindi ne parlano tantissimo. Quella è la prima notizia di apertura dei telegiornali. Inoltre questo fatto è anche sulle prime pagine dei giornali. Questo crimine ha avuto un impatto incredibile sull'opinione pubblica, ma anche sui diretti interessati, sui parenti, sui colleghi di Rebecca, sulla gente di Rebecca. Per tutti loro è stato letteralmente uno shock. Se ci pensiamo bene, il crimine aveva messo Rebecca sotto i
riflettori, esattamente come voleva lei. Ma la realtà è davvero davvero grottesca, perché Rebecca non avrebbe mai voluto finire sotto i riflettori, né in quel modo e neanche per quel motivo. Marcia Clark, che diventerà famosa per il caso O.J. Simpson, come procuratore nel 1995, prende in mano il caso di Rebecca Schaeffer poco dopo la sua dipartita. La polizia, come per ogni indagine, interroga le persone vicine alla vittima, compreso il suo fidanzato, Brad Sieberling, che però si dimostra distrutto e continua a ripetere alla polizia: vi prego, no, non adesso, ancora un attimo, vi prego, non ci riesco. Il ragazzo è davvero inconsolabile, distrutto, abbattuto. Non è tra i sospettati, ma Marcia Clark decide comunque di interrogarlo e il ragazzo alla fine si è dimostrato parecchio collaborativo. Brad spiega a Marcia gli orari di Rebecca, cos'era solita fare e le sue abitudini, ma rimaneva comunque un mistero. Chi era il colpevole? Chi ha davvero fatto fuori Rebecca? La polizia non ha in mano assolutamente niente. Fino a quando Marcia Clark, collaborando con i detective, trova uno strano collegamento. Il caso di Rebecca ricorda un'aggressione avvenuta 7 anni prima, in cui un'altra attrice, ossia Teresa Saldana, la protagonista del film Toro Scatenato, era stata colpita con un coltello davanti a casa sua a West Hollywood. Chi era il colpevole? Arthur Jackson, un uomo che era riuscito a trovare l'indirizzo dell'attrice tramite un investigatore privato. Teresa Saldana si è salvata per miracolo ed è stata vittima di un fan un po' pazzerello che ne seguiva spesso e aveva creato dentro di sé una vera e propria ossessione verso di lei. Arriviamo al 19 luglio del 1989, quando la mattina dopo il crimine arriva una svolta totalmente inaspettata a 600 km di distanza. L'agente Paul Allams quel giorno è di turno a Tucson, una città nello stato dell'Arizona, e riceve una chiamata via radio. Gli segnalano un uomo che si sta comportando davvero in modo strano in una strada proprio vicino al centro di Tucson. All'arrivo di Paul Allams, già alcuni poliziotti sono riusciti a portare l'uomo all'autostrada, fermandolo visto che rischia continuamente di rimanerci secco se continua a trotterellare nel traffico come se nulla fosse. Gli agenti lì per lì pensano che quell'uomo voglia effettivamente farla finita. Di conseguenza lo prelevano e lo portano in centrale. L'uomo dichiara di chiamarsi Robert John Bardo e si dimostra fortemente disturbato ed introverso. Insomma, continua a ripetere in modo ossessivo di aver fatto fuori l'attrice Rebecca Schaeffer. La polizia dello stato dell'Arizona a questo punto cosa fa? Registra la sua deposizione. Nella confessione si legge questo: mi sono presentato al portone della dimora di Rebecca. Non avevo cattive intenzioni. Non so perché avevo la pistola. So che la tenevo in mano. Lei mi ha colpito senza motivo e quindi ho colpito anche io. Per come Robert spiega le dinamiche del crimine, pare quasi sia stato tutto un incidente. Il suo tono di voce non è affatto rammaricato. È più che altro in uno stato alterato, non rammaricato. Robert Hallams, il detective, ha visto parecchi programmi che parlavano della dipartita di Rebecca e quindi formula un'ipotesi. E se Robert avesse saputo del crimine dalla televisione e fosse in uno stato allucinatorio, ma non sia lui colpevole? Ovviamente servono prove che lo ricolleghino alla scena del crimine in qualche modo. Così il dipartimento di Tucson si mette in contatto con quello di Los Angeles per sapere di più del crimine e inoltre faxa alla polizia di Los Angeles una foto di Robert John Bardo, ossia il presunto colpevole. I detective di Los Angeles quindi cosa fanno? Prendono la foto di Robert John Bardo e la vanno a mostrare ai vicini di Rebecca, visto che c'erano stati dei testimoni oculari che l'avevano visto chiaramente allontanarsi e quindi erano in grado di identificarlo. Nella confessione fatta all'agente Robert Hallams, Robert John Bardo confessa di aver lasciato degli oggetti su un tetto vicino a casa di Rebecca prima di fuggire. Ed in effetti la polizia di Los Angeles, seguendo quella pista, rinviene una camicia gialla, una fondina di pistola e infine un libro, ossia Il giovane Holden. Questo libro dovete sapere che è collegato anche ad un altro tragico fatto accaduto però nel 1980. È lunedì 8 dicembre del 1980 ed è sera quando John Lennon viene colpito da 4 proiettili sparati da Mark David Chapman all'ingresso del Dakota Building, la sua residenza a New York City. A colpire John Lennon è stato un fan ossessionato, squilibrato, che ahimè era riuscito a procurarsi una pistola calibro 38. Quando i poliziotti riescono a braccare Mark David Chapman, notano chiaramente che vicino a lui c'è un libro. I poliziotti quindi gli chiedono se sia di sua proprietà e lui risponde in modo affermativo. E quel libro era Il giovane Holden. Mark David Chapman, dopo essere stato arrestato, afferma queste esatte parole: adesso quando qualcuno penserà a Lennon,
penserà anche a me. Marcia Clark a questo punto fa arrestare Robert John Bardo per l'omicidio di Rebecca Schaeffer. A questo punto la polizia ha in mano effettivamente delle confessioni, ma spesso una confessione non conferisce mica una prova concreta. Robert John Bardo continua a sostenere che quello che era accaduto era stato un incidente. Peccato che la sua parola non basti assolutamente per scagionarlo. Marcia Clark è convinta che quello più che un incidente era stato un fatto premeditato, in quanto Robert aveva letteralmente teso un agguato a Rebecca. La polizia quindi si reca nella casa in cui Robert John Bardo vive con i suoi genitori e la perquisiscono interamente, dal sottotetto al garage. E in effetti durante questa perquisizione i detective trovano una scatola di cartone piena zeppa di informazioni tutte incentrate su Rebecca Schaeffer. La polizia trova ritagli di quotidiani, ritagli di riviste e poi, puff, ecco che saltano fuori delle lettere piene zeppe di minacce riferite a Rebecca Schaeffer. Quelle lettere sostenevano che Rebecca Schaeffer avesse un buco nell'anima e che non meritava il suo amore. Tra l'altro, i detective scoprono che Robert John Bardo ha un passato un tantinello turbolento, diciamo così. Aveva faticato davvero parecchio per riuscire a tenersi un lavoro da addetto delle pulizie in un fast food. E per di più, era stato ricoverato in ospedale 2 volte per turbe psichiche. Ma cerchiamo un attimino di tornare indietro. Arriviamo al 1985, quando Robert John Bardo si era fissato con una giovane star del pop di nome Debbie Gibson e si era recato a New York nella Grande Mela col fine di riuscire a rintracciarla. A quel punto ne aveva approfittato per fare una visitina al condominio Dakota, dove per l'appunto Lennon era stato freddato da Mark David Chapman. E qui riusciamo a capire che Robert Bardo si identifica in Mark Chapman per il suo senso di isolamento e di inadeguatezza. Inoltre è anche affascinato dall'incredibile notorietà che ha avuto il crimine. Mark Chapman era un anonimo perdente che però si era trasformato in una sciagurata celebrità. A quel punto Robert riflette sul fatto che Mark Chapman aveva con sé una copia del Giovane Holden, un libro che racconta di un giovane depresso, alienato e colmo di rabbia. Ma quindi, cos'è successo a Robert John Bardo? Che cosa l'ha fatto scattare? Ebbene, siamo all'ottobre del 1986, quando Robert, per la prima volta, vede Rebecca Schaeffer che recita in Mia sorella Sam, una sitcom che per l'appunto andava in onda in serata. Col tempo l'uomo si era convinto che tra loro due si fosse creata una specie di connessione e che lei potesse vederlo attraverso la televisione. Robert di conseguenza che ha fatto? Ha iniziato a scriverle delle lettere, fantasticando sulla loro relazione totalmente inesistente. Marcia Clark però si rende conto di una cosa. Le lettere che Robert aveva inviato a Rebecca erano davvero tranquille, innocue, insomma, parlavano di come salvare il mondo, la terra e di ecologia. Però c'è un'ipotesi che Marcia Clark formula. Il fatto che Robert abbia inviato a Rebecca delle lettere innocue, tenendosi per sé quindi quelle minacciose, è una prova di intenzionalità. Quelle prove erano davvero cruciali per il processo, perché dichiaravano in effetti che il crimine era premeditato. Robert non aveva mai inviato a Rebecca lettere di minaccia per non metterla in allarme. E questo è chiaramente sintomo di premeditazione, ragazzi e ragazze. Mentre la procura istituisce un processo contro Robert John Bardo, maggiori informazioni e particolari sulla dipartita di Rebecca vengono condivisi dai mass media. Al tempo vi era una rubrica televisiva chiamata Hard Copy. Quel programma esisteva per portare ad un livello successivo la conoscenza che il pubblico voleva avere delle celebrità di quel periodo. Tutte le emittenti, i giornali, le riviste d'America continuano a parlare della vicenda per mesi e mesi. Questa vicenda aveva davvero lasciato sotto shock parecchie persone. Ma arriviamo nel 1991, sono passati 2 anni dalla dipartita di Rebecca Schaeffer, il tempo necessario per raccogliere tutte le prove e per effettuare tutte le valutazioni psicologiche del caso. Entrambe le parti concordano su un punto: il processo si svolgerà senza giuria. I difensori di Robert Bardo puntano sull'infermità mentale, mentre l'accusa deve dimostrare che per quel crimine c'era stata premeditazione. Tutto il fulcro della disputa gira attorno ad un quesito. Robert aveva per caso atteso il momento giusto per colpire Rebecca? Marcia Clark durante il processo racconta tutta la storia che si cela dietro Roberta Schaeffer nei minimi dettagli. Infatti nel 1987 Robert aveva ricevuto una lettera da Rebecca, in quanto una delle prime volte in cui lui le aveva scritto proponendole di sposarla, lei gli aveva risposto inviandogli una cartolina con foto e dedica, che diceva queste esatte parole: «Grazie per la tua lettera, è una delle più sincere che io abbia mai ricevuto». Ora, una persona normale si sentirebbe forse lusingata nel ricevere una risposta del genere.
Ma non Robert. Robert non si ferma e fa il passo successivo andandola a cercare agli studios. L'uomo immaginava di incontrare Rebecca e che immediatamente tra di loro sarebbe scoppiato un colpo di fulmine. Di conseguenza Robert, quando viene allontanato dalla guardia di sicurezza, rimane davvero molto deluso dalla situazione. Ma non perde le speranze di poter incontrare e conquistare l'oggetto della sua infatuazione, oserei dire delirante. Passa un anno dalla cancellazione della sitcom Mia sorella Sam. Siamo nel 1989 e Robert Bardo è pronto nella sua casa in Arizona per vedere la sua amata Rebecca in un nuovo film, ossia Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Ovviamente mia sorella Sam e Rebecca non aveva girato alcuna scena d'amore, in quanto era una sitcom innocente, ma la solfa cambiava fortemente per il film Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Il problema è che Robert Bardo è convinto che quella nello schermo a quel punto sia la sua Rebecca e si chiede come mai sia cambiata così di punto in bianco. Quindi il personaggio che Rebecca interpreta in quel film la mette sotto una cattiva luce. E più Robert va avanti con la visione di quel film, più si abbandona alla delusione cocente, che ha subito preso posto alla rabbia. Robert Bardo si è sentito tradito. Quel film ha chiaramente creato un crollo psicologico in Robert, che era già chiaramente abbastanza psicolabile, in quanto andava totalmente contro l'idea che Robert si era creato di Rebecca. Quando ha effettivamente visto la scena d'amore presente in quel film, le ha scritto una lettera dicendole che avesse un buco nell'anima e poi ha deciso che voleva toglierla di mezzo. Il piano di Robert è caratterizzato da diversi elementi ispirati a degli atti perpetrati da altri famosi stalker degli anni 80. Robert Bardo si identifica con quegli uomini e infatti, imitando l'esempio diabolico di Arthur Jackson, l'uomo che aveva colpito l'attrice Teresa Saldana, decide di assumere un investigatore privato per scoprire la via in cui abita Rebecca. Per ottenere questi soldi, Robert Bardo ha anche faticato parecchio. Però, quando si reca nuovamente in California, l'uomo non ha solo delle informazioni in più, ma è anche armato di pistola, che peraltro gli era stata comprata da suo fratello in Arizona, perché lui era ancora minorenne, se non mi sbaglio non poteva ancora comprare le armi. Arriva martedì 18 luglio del 1989, Robert suona a casa di Rebecca, la donna scende ad aprire e Robert, turbato e ammaliato dalla sua bellezza, le dice semplicemente che è un suo grande fan. Robert chiede quindi a Rebecca un autografo, Rebecca glielo fa e poi lo congeda, dicendogli che deve andare a prepararsi perché ha da fare. E quindi chiude la porta. Per Robert quell'atto è stato il rifiuto decisivo. Robert infatti si allontana un attimo, va a far colazione e rimugina su quello che è successo. Poi decide di chiamare sua sorella dicendole che avrebbe portato a termine la sua missione. Peccato che sua sorella in quel momento non si renda conto che le minacce di Robert siano parecchio fondate. Infatti Robert appena chiude la chiamata torna a casa di Rebecca. Suona di nuovo il campanello e appena Rebecca apre la porta, fa fuoco. In un interrogatorio registrato, Robert Bardo spiega l'ossessione che aveva per l'attrice e rivive l'aggressione come se fosse in un film western, tipo come se lui fosse un pistolero, insomma, c'era qualcosa che non andava. Secondo l'accusa, il fatto che Robert tenesse le lettere di minacce nascoste dimostra chiaramente la sua capacità di discernere il male dal bene. Se le avesse spedite, ovviamente Rebecca sarebbe stata allerta quando qualcuno citofonava. Ma Robert mica voleva che Rebecca fosse allerta, anzi tutt'altro. Robert non testimonia in aula e dopo un mese di processo finalmente arriva il momento che tutta l'America sta attendendo. Robert viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado con le aggravanti di premeditazione e agguato. Arriva il 20 dicembre del 1991 e l'uomo conosce il suo destino. Robert Bardo è condannato al carcere a vita senza possibilità di libertà vigilata. A differenza di Natalie Wood, Rebecca ha avuto giustizia. Ma la verità è che quando si scoprono queste storie, almeno parlo per me, finisco sempre con l'avere una sorta di amaro in bocca, devo ammetterlo. Perché anche Rebecca Sheffer era una brava attrice. Era promettente e aveva addirittura a fianco a sé un ragazzo che amava e che la ricambiava. Qualcuno ha scelto di strapparle la vita proprio quando dinanzi a lei c'era l'opportunità di far parte del cast Il Padrino parte terza. Pensando ai suoi sogni, al suo impegno e alla sua voglia di stare sul set, non rimane che l'amarezza di un'esistenza terminata troppo presto, ma soprattutto che non meritava di fare una fine simile. Detto questo ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, fatemi sapere cosa ne pensate di Rebecca Sheffer. Conoscevate già questo caso? Fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti se vi va. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazze.